One Podcast. I primi giorni dell'anno sono sempre quelli dei buoni propositi e quindi anche qui facciamone uno, non scordiamoci la storia, non cediamo al continuo tentativo di riscriverla. Io sono Annalisa Cuzzocrea, questo è Daytime dalla Stampa. Molti di noi si sono chiesti perché il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la seconda carica dello Stato, abbia deciso di celebrare attraverso i suoi social il 76esimo anniversario della nascita del Movimento Sociale Italiano. Non si trattava di una ricorrenza tonda il 26 dicembre scorso, certo non si è mai trattato di una data memorabile, eppure sia la sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti, figlia di Pino Rauti, che il presidente di Palazzo Madama hanno deciso di, qui sto citando Rauti, rendere onore ai fondatori e ai militanti missini. La Russa ha postato su Instagram un vecchio manifesto dell'MSI scrivendo: «Nel ricordo di mio padre, che fu tra i fondatori dell'MSI in Sicilia e che scelse con il Movimento Sociale Italiano per tutta la vita la via della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione italiana». La Russa di certo poteva immaginare le reazioni sdegnate del centrosinistra, della comunità ebraica, ma ha scritto lo stesso quel post perché in questo senso il disegno della destra di governo è chiaro: riscrivere la propria storia per renderla più accettabile, per non doversi vergognare delle proprie origini, per non doverle rinnegare. A una domanda sulla scelta di Rauti e La Russa durante la conferenza stampa di fine anno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto così. Che abbia avuto il ruolo molto importante di traghettare verso la democrazia milioni di italiani che erano usciti sconfitti dalla guerra. È stato un partito che ha partecipato all'elezione dei presidenti della Repubblica, è stato un partito pienamente presente nelle dinamiche democratiche di questa nazione, è stato un partito che è arrivato al governo prima di del congresso che lo trasformò in Alleanza Nazionale, ma nel 94 era ancora Movimento Sociale Italiano. Cioè è stato un partito che uno può, diciamo, condividere o non condividere, ma è stato un partito della destra, democratica, dell'Italia democratica e repubblicana. Poteva dire che Fratelli d'Italia non c'entra nulla con l'MSI, Giorgia Meloni, poteva ripetere di aver aderito convintamente alla svolta di Fiuggi, a differenza di Pino Rauti, ad esempio, come ha raccontato altre volte. Ha invece deciso di dipingere il Movimento Sociale Italiano come un partito pienamente democratico, cosa che non fu. C'è una foto circolata in questi giorni, mostra Giorgio Almirante col cappello in testa, mentre nel 1968 guida un commando di picchiatori fascisti, coi bastoni ben visibili, alla Sapienza di Roma. Almirante, già segretario di redazione del giornale fascista La Difesa della Razza, funzionario del partito fascista, fu tra i fondatori dell'MSI e ne fu segretario dal 1947 al 1950, poi dal 1969 al 1987. Nel Movimento Sociale Italiano erano confluiti i reduci e i collaborazionisti della Repubblica di Salò, che con la nascita della Democrazia Italiana non ebbero davvero nulla a che fare, non fecero parte dell'Assemblea Costituente, furono tenuti fuori dal cosiddetto arco costituzionale, arco repubblicano dei partiti, che erano DC, PSI, PC, repubblicani, socialdemocratici e liberali. Avevano tutti agito in una sorta di convenzio ad excludendum nei governi, fino allo sdoganamento poi del partito guidato da Fini da parte di Silvio Berlusconi nel 1995. Insomma, l'MSI al governo non c'era andato mai, per una ragione precisa: perché per un lungo tempo visse nel culto neofascista, che era l'esatto contrario della nostra Costituzione antifascista, e perché ebbe a lungo legami anche con l'eversione nera. Nel Movimento Sociale ha militato Carlo Maria Maggi, capo di Ordine Nuovo del Triveneto, condannato per la strage di Brescia nel 1974, membro del Comitato Centrale dell'MSI, dove era rientrato insieme a Pino Rauti nel 69, erano i più facinorosi. Con lui c'era Massimo Abatangelo, 4 volte parlamentare, assolto dal reato di strage ma condannato a 6 anni per detenzione di esplosivo nel processo sull'attentato al Rapido 904, Massimiliano Fachini, condannato per banda armata, Carlo Cicutti,
Puttini, condannato per l'assalto all'aeroporto di Ronchi dei Legionari e all'ergastolo per la strage di Pateano del 1972. Era segretario missino della sezione di Manzano del Friuli. Lo stesso almirante era stato rinviato a giudizio per favoreggiamento aggravato con l'accusa di aver finanziato la latitanza spagnola di Cicuttini, solo che poi era uscito dal processo nel 1987 grazie a un'amnistia. L'elenco è incompleto, per sua stessa ammissione lo ha fatto in questi giorni lo storico Miguel Gotor, potrebbe farlo chiunque abbia vissuto o studiato quegli anni. Celebrare il movimento sociale italiano come un contributo alla democrazia italiana è insomma un falso. Si può dire che Fratelli d'Italia è un'altra cosa, che la svolta di Fiuggi ha segnato una nuova storia, che Meloni vuole incarnare una nuova destra conservatrice, che ha tagliato i ponti col fascismo, potrebbe dirlo. Quello che però non si può fare è dimenticare i morti, gli attentati, l'eversione nera, dovrei citare anche Julius Evola, ma appunto l'elenco è lungo, e inventarsi una realtà alternativa, che è un vizio delle nuove destre, non solo in Italia, in gran parte del mondo.